Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Scusatemi, ecco, volevo dire ieri comunque se i video escono con un formato magari 360p, non è perché ho una camera scarsa sul telefono, ma semplicemente perché la connessione qua è lenta e altrimenti per caricare un video più pesante ci vorrebbe una giornata intera, quindi preferisco comprimerlo per offrirvi subito un contenuto. Tanto, insomma, la qualità video non è che cambia tanto, piuttosto cambia quello che dico, i contenuti, penso. Comunque, a parte questo, ragazzi, qua piove, piove un'altra giornataccia qua a Roma, come in grande parte una grande parte d'Italia. Piove, direi, anche a Melbourne, ha piovuto a Melbourne pure oggi. Per una gran parte della giornata, ma piove anche per il tennis italiano, perché non sono arrivati grandi risultati. C'è soltanto un italiano per ora al terzo turno del tabellone maschile, anzi, ci sarà soltanto un italiano al terzo turno del tabellone maschile, visto che poi gli altri sono usciti tutti. Che si tratta di Jannik Sinner, che in questo momento è assolutamente forse l'unica certezza che il tennis italiano ha. Poi sì, Berrettini è sicuramente una certezza, ma bisognerà vedere anche la sua continuità che potrà avere dal punto di vista fisico, anche se aveva cominciato bene la stagione, però insomma è incappato in questa sconfitta al primo turno. Sinner per ora ha avuto un tabellone favorevole, vedremo insomma, adesso ha comunque un avversario già più impegnativo come Marton Fucsovics al terzo turno, un giocatore comunque sempre molto prestante dal punto di vista fisico, che può sicuramente metterti in difficoltà, però ecco, un Sinner convincente in questi primi due turni, specie oggi, che ha servito veramente molto bene, non ha concesso neanche una palla break. Un Sinner che l'ho visto anche a proprio agio per le condizioni di gioco, perché secondo me in condizioni rapide si trova pure meglio che in condizioni più lente. Un eventuale, direi adesso abbastanza plausibile, ottavo di finale contro Stefano Tsitsipas sarà proprio importante anche quel fattore lì. Oggi ho visto una parte del match di Tsitsipas contro Hijikata, certo l'avversario era quello che era, però Tsitsipas colpiva molto bene anche di rovescio perché aveva più tempo per organizzarsi dalla parte sinistra, essendo comunque le condizioni decisamente più lente in sessione serale. Sarà importante vedere quale sarà l'orario proprio della sfida eventuale fra Sinner e Tsitsipas, perché giocare di giorno secondo me potrebbe avvantaggiare Sinner, perché è vero, renderebbe il servizio di Tsitsipas più importante, un'arma sicuramente più devastante, ecco, nel suo gioco, però allo stesso tempo offrirebbe sicuramente meno garanzie dal lato sinistro per Tsitsipas. Poi su quella diagonale lì Sinner può sicuramente far leva. Ha usato molto di più del solito il rovescio lungolinea ed è un colpo che deve usare perché Sinner lo sente benissimo il rovescio. E soprattutto con Tsitsipas sarebbe l'arma secondo me cruciale da usare, perché Tsitsipas tende tanto a spostarsi dalla parte del dritto per coprire il vulnus che ha sul rovescio, e quindi il rovescio lungolinea per punirlo sarebbe assolutamente importante. Appunto, sono state positive le sensazioni, anche se poi chiaramente l'avversario non lo poteva mettere in difficoltà, perché anche per caratteristiche Echeverri è quello che proprio non lo mette in difficoltà, perché gioca di ritmo, a un ritmo decisamente più lento da quello che impone Sinner, che da fondo campo ha fatto quello che voleva. Quindi
Comunque mi piace anche questo tentativo di cercare di, soprattutto quando è avanti nel punteggio, di introdurre nuove cose al suo gioco, di fare qualche esperimento in più, come ha fatto anche nella partita contro Edmund, qualche smorzata in più, qualche discesa a rete in più, qualche back in più, soprattutto quando la situazione di punteggio lo consente. Insomma, i test più probanti arriveranno, però l'infortunio di Adelaide non si sta assolutamente facendo sentire e la condizione fisica mi sembra buona. Le energie spese per ora sono veramente pochissime perché ha chiuso tutte e due le partite sotto le 2 ore di gioco e vediamo quello che accadrà, ma sicuramente insomma. Sono segnali positivi in questi primi 2 turni. Ed è importante arrivarci belli carichi alle sfide, decisive e ai turni successivi in uno slam. Ha perso invece Lorenzo Sonego, una partita che secondo me non doveva perdere, perché nei primi 3 set è stato nettamente superiore a Hurkacz. Non doveva assolutamente perdere il secondo set, soprattutto come l'ha perso avanti di un break, poi nel tiebreak con quell'errore di valutazione che poteva andare su 4-3 e poi sarebbe stata un'altra storia. Invece ha perso quel tiebreak, poi aveva anche reagito bene nel terzo, però chiaramente giochi seppur contro un giocatore che sì, sta nei primi 15, oggi sono diciamo in versione estremamente dormiente, molto spenta, diciamo, la versione di Kubi Hurkacz, però è un giocatore che già con il servizio, anche nelle giornate più storte e più negative, comunque rimane a galla, rimane in quota. E purtroppo Sonego ha perso malamente il quarto, in cui si è fatto subito breccare, ma poi soprattutto nel quinto sì, anche lì si è fatto immediatamente breccare. Però appunto secondo me i rimpianti veri che Sonego si deve attribuire non sono legati al quarto e al quinto set, anche se comunque qualcosa c'è da recriminare anche lì, visto che soprattutto nel quarto ancora non era un catch proprio centrato, nemmeno nel quinto in realtà. Però per come ha perso proprio il secondo set, insomma, era veramente un'occasione ghiotta per come era sceso in campo Hurkacz e per quanto ha sbagliato, è stato un match obiettivamente di qualità piuttosto bassa da parte di entrambi, però Sonego è stato superiore per gran parte del match e non aver vinto comunque un match in cui sei stato superiore per tre quarti, per tre quinti almeno, o comunque per oltre la metà, sei stato superiore al tuo avversario e non vincerlo è sicuramente un rimpianto. Peccato perché comunque si poteva aprire comunque una chance anche. Terzo turno con Shapovalov non era assolutamente ingiocabile, era difficile, sì, però non era proibitivo. È andata così, insomma, fatto sta, continua a non convincermi troppo questo Sonego, perché aveva giocato un'altra grande partita l'anno scorso contro Ruud a Roland Garros, non portata fino in fondo, cominciano a diventare tante le occasioni perse, cioè anche partite giocate bene quando lui parte sfavorito contro avversari più quotati e lui che puntualmente non riesce a portarla a casa, non riesce a portarla in fondo e non va bene, ecco, perché dovrebbe cominciare a, soprattutto quando gioca bene, quando gioca meglio del suo avversario, ecco, quando è sfavorito, a cercare di portarla a casa, partite del genere. Poteva dargli anche ulteriore autostima per il resto della stagione e per i prossimi tornei di febbraio, invece una sconfitta piuttosto amara proprio per come arriva.
Per il resto, ha vinto Stefanini contro Tatiana Maria, non l'ho vista, però obiettivamente, insomma, Maria non è che abbia tutta questa velocità e tutta questa cilindrata. Mi fa piacere che Stefanini abbia vinto. E adesso c'è Gracheva domani, che è una partita assolutamente nella quale non parte chiusa. Parte favorita, secondo me, Giorgi contro Smedlova domani. Purtroppo ha perso Bronzetti, insomma, c'è stata anche una discussione contro. Nella partita contro Sigmund che ha tirato un passante in testa involontariamente a Bronzetti. Bronzetti si è piuttosto innervosita da quel momento in avanti e poi ha perso la partita in 3 set. Peccato perché poi aveva giocato molto bene il primo set, era andata avanti di un set, comunque anche nel terzo sembrava essere scesa bene in campo dopo un secondo set, anche lì dove c'è stata un po' d'amarezza per averlo perso perché era sul 4 pari, aveva recuperato il break di svantaggio e poi ha riceduto subito il servizio. Peccato perché dà un po' la sensazione comunque di un'occasione persa contro una giocatrice tutt'altro che impossibile secondo me da battere in questo stato della sua carriera. Si poteva passare il turno come aveva fatto l'anno scorso, invece purtroppo arriva questo KO per Lucia Bronzetti dopo la discreta United Cup giocata. E ragazzi, che dire, per il resto la notizia del giorno è stata l'eliminazione di Nadal per un altro infortunio contro Mackenzie McDonald. Poi ha giocato il terzo set, che veramente, francamente, non so come abbia giocato il terzo, perché lo stava giocando da zoppo, tirando tutti i colpi. Ha fatto un mezzo miracolo ad arrivare a 5 game, francamente, nel terzo. Anche perché comunque McDonald ha avvertito la sensazione comunque di avere una grande occasione fra le mani. Fatto è che non è riuscito Nadal poi ad esprimere un livello obiettivamente tale da poter ribaltare la partita proprio a causa di questo infortunio. Non si è ritirato perché ha detto non si voleva ritirare da campione in carica. Dispiace vedere un Nadal così. Tutti questi problemi, vederlo discendere, diciamo, in questa maniera, una discesa piuttosto repentina. Vedremo, ecco, che cosa potrà succedere e quale potrà essere il futuro di Rafa Nadal. Obiettivamente, insomma, la partita di oggi non è che lasci ben sperare. Per il futuro, ma soprattutto la sua condizione fisica, perché una Nadal che non riesce a giocare 2 partite consecutivamente da sano. Insomma, è una condizione veramente difficile anche da accettare per Nadal. Infatti ha detto proprio di essere distrutto dal punto di vista mentale. Onore comunque a McDonald che per i primi 2 set ha fatto una signora partita. Che lui non è che sia poi un giocatore che quando gli capita l'occasione la sfrutta. Penso ancora agli 11 set point sprecati nel secondo set contro Sinner a Roland Garros dell'anno scorso, quando Sinner praticamente stava giocando da fermo. È la sua vittoria più importante sicuramente in carriera, che viene un po' smorzata da queste circostanze, diciamo, esterne, che chiaramente, insomma, nella condizione di Nadal va a smorzare la sua vittoria, però ecco, per un set e mezzo assolutamente McDonald ha giocato molto bene. Peccato vedere uscire in questa maniera, ecco, Rafa Nadal. Però, d'altra parte, insomma,
Dobbiamo accettare anche questi momenti. Vedremo se Nadal risorgerà per l'ennesima volta. Ci ha abituato ad imprese incredibili questo ragazzo, questo campione negli anni. Però vedremo ecco come riuscirà a riprendersi, perché soprattutto è una botta difficile questa da digerire dal punto di vista mentale. È veramente difficile da assorbire una botta del genere. Perché l'altro giorno comunque con Draper per tutto sommato non aveva giocato male. Invece oggi arriva questo infortunio che veramente anche dal punto di vista psicologico è difficile davvero da accettare. Sarà difficile per Nadal comunque riprendersi dopo una botta psicologica di tale portata. Per il resto, insomma, non ci sono state grosse sorprese. Al femminile ho visto una bella partita fra Goff e Raducanu che ha avuto la chance di portarla al terzo, doveva portarla al terzo secondo me, e sarebbe anche meritata di portarla al terzo per la partita che ha giocato, perché è stata una partita molto equilibrata, con la Goff sempre sulla difensiva e la Raducanu che sicuramente ha fatto molto di più la partita rispetto alla sua avversaria. Cosa è mancato alla Raducanu? È mancata un po' di cattiveria nel momento di chiudere, però ecco, mi sento di dire che quella Raducanu non esce male da questo match, soprattutto per quello che era stato il suo standard recente, perché insomma avevamo visto una Raducanu molto più in difficoltà, soprattutto ci arrivava questa partita anche con l'infortunio alla caviglia di Oakland. Abbiamo rivisto una Raducanu su livelli che quantomeno avvicinabili a quelli che abbiamo visto agli US Open 2021, visto che le prestazioni del 2022, il livello che avevo offerto in tutta la scorsa stagione, non era assolutamente paragonabile a quello che era stato in quelle 3 settimane a New York fra qualificazione e tabellone principale. Avevamo pensato anche che probabilmente fosse quello un rendimento più da eccezione alla regola che da standard, invece vedremo in questa stagione poi come si ripresenterà Raducanu. Questa partita secondo me fa abbastanza ben sperare per quello che può essere il futuro di Raducanu e quest'annata di Emma Raducanu. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, ma anche se vi piace il video, condividete questo video, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, ah, ragazzi, tra le altre cose ha perso anche Fognini. Fognini che oggi purtroppo per lui l'hanno fatto tornare il giorno dopo in campo a giocare gli ultimi 5 punti, 6 punti in realtà si sono giocati oggi. Per sfortuna di Fognini non hanno chiuso ieri sera e gli è toccato oggi rialzarsi la mattina, mettere la sveglia e tornare in campo a giocare. Un grande sacrificio fatto da Fognini. La partita è giocata da Fognini, penso, insomma, che il punteggio, quando a volte le tante parole sono inutili e i numeri parlano al posto delle parole, ecco, il punteggio di Fognini Cocchinaris penso parli per quella che è stata la non prestazione di Fabio Fognini. Poi c'era qualche commentatore che qualche anno fa su questo canale diceva che Fognini non era finito. Ne prendo atto, se non è finito Fognini, ragazzi, non so. Ditemelo voi, aiutatemi. Sono in difficoltà, francamente, ad usare una parola diversa da un giocatore finito, cioè uno che va nelle interviste a dire sì, è il mio ultimo Australian Open, grazie Nuova Zelanda, arrivederci, addio, è inutile girarci intorno che siamo vicini al ritiro. Ormai però il problema è che non ci sono più neanche gli exploit, non ci sono più neanche le imprese occasionali o le grandi prestazioni occasionali che offriva fino a poco tempo fa, ma non ci sono più ormai. Ma la cosa più preoccupante della non prestazione di Fognini contro Kokkinakis è stata proprio la passività. Non ha spaccato una racchetta, non si è incavolato una volta, ma beh, ha fatto scorrere la partita come se niente fosse.
praticamente non giocandola, cioè l'ho fatta andare avanti game che scorrevano, Kokkinakis continuava a dilagare, e la partita andava avanti come se niente fosse. E Fognini non si è assolutamente ribellato in nessun momento del suo destino avverso in questa partita, ma ha continuato assolutamente a rimanere in balia della partita, in balia degli eventi, senza assolutamente provare a fare qualcosa di diverso. Beh, è stato, cioè, praticamente ieri dal 3-1, 15-40, si è trovato Kokkinakis, che ha giocato due ottimi rovesci Fognini nei pressi della riga lungolinea. Da lì in poi Kokkinakis si è ritirato sul game praticamente soltanto facendo servizi vincenti. Da lì in poi Fognini è scomparso dal campo, non si è più rivisto, ed è una cosa veramente molto preoccupante, che fa pensare anche che veramente anche la motivazione e gli stimoli per andare avanti siano sempre più flebili. Insomma, ormai diciamo che lo stiamo perdendo Fabio Fognini. Lieto se mi smentirà, ecco, lieto di sbagliarmi, non credo francamente di sbagliarmi, però se Fognini se decide di risvegliarsi e di fare una grande impresa, vedremo. Ecco. Ad oggi mi sembra assolutamente un giocatore praticamente già pensionato, cioè un ex giocatore che continua a scendere in campo, giù di lì. A questo punto, ragazzi, una buona giornata a tutti e arrivederci ragazzi, al prossimo video.